Ciao a tutti, sono Giovanna e sono master dell'azienda Solo Tu Donna. In questo video vi farò vedere come realizzare delle semplici nail art e vi spiegherò tutti i prodotti che andremo ad utilizzare. Buona visione! La nail art che andremo a realizzare è l'effetto marmo con ink color. Utilizzeremo gli ink color white, pink e blu, gel extra lucidante, painting gel bianco, pennello nail art 00 e spider gel bianco. Io ho già preparato la mia tip con il colore bianco, quindi ho opacizzato la tip, applicato due passate di gel color numero 86 bianco French e sigillato con gel extra lucidante. Ogni passaggio ho polimerizzato in lampada 60 secondi. Adesso realizziamo l'effetto marmo con gli ink color, quindi utilizzeremo blu, pink e white. Gli ink color sono dei prodotti che ci fanno creare diverse sfumature, sono molto liquidi, facili da utilizzare e vanno a creare diverse nail art. Anche l'effetto marmorizzato si asciugano all'aria e si possono lavorare con il cleaner. Io inizio con il pink. Negli spazi che ho lasciato vuoti, quindi che sono bianchi, mi inserisco con il blu direttamente col pennellino stesso. A questo punto vado a lavorare a creare delle venature con il white. Posso sempre prendere ancora colore e aggiungerne. E lavoro di nuovo con il white. A questo punto dovremo aspettare qualche minuto affinché si asciughi, quindi si asciuga all'aria. Dopo aver fatto asciugare gli ink color, andiamo a sigillare con un UV gel extra lucidante. Dopodiché andiamo a polimerizzare in lampada 60 secondi e poi lavoriamo con lo spider gel. Dopo aver polimerizzato in lampada 60 secondi, vado a lavorare con lo spider gel, quindi ne prelevo una piccolissima quantità e lo posiziono tra indice e pollice, in modo tale che poi riscaldandolo riuscirò a lavorarlo, quindi riscaldo poco poco e creo dei filamenti. Più tiro, più la linea mi verrà sottile. Quindi tiro e appoggio. Intreccio dall'altra parte. A questo punto vado in lampada. Dopo aver polimerizzato, andiamo a decorare con il painting gel bianco e il pennello Nail Art 00. Quindi prendo un pochino di prodotto, scarico il pennello perché dovrò fare delle linee sottili. Prendo prodotto, scarico il pennello. 2. E 3. Saranno delle linee non tutte uguali, quindi una più lunga, una più corta. E alla fine di ogni lineetta andremo a fare un fiorellino, sempre con pennello Nail Art 00 e Painting Gel bianco. Possiamo decidere di fare un fiorellino o un cuoricino.
Ovviamente per fare dei petali piccolissimi appoggio leggermente il pennello e tiro. Quindi appoggio, creo un pochino di spessore e tiro in punta. Appoggio e tiro. Quando prelevo prodotto ne prendo sempre poco, in modo tale che posso comunque aggiungerne. Se invece ne metto tanto sarà o una linea troppo spessa o un petalo troppo grande, quindi sproporzionato. Faremo un puntino al centro, piccolino, sempre con l'art 00. La nostra tip è pronta per essere polimerizzata e poi andiamo in lampada a 60 secondi. Dopo aver polimerizzato, vado a sigillare con gel extra lucidante, che è un prodotto vetrificante, quindi non può essere utilizzato su semi permanente e anche se lo utilizziamo su una ricostruzione, dobbiamo utilizzarlo in strati sottilissimi. E andiamo in lampada 90 secondi. Gel extra lucidante è un prodotto che va polimerizzato più di elasto, quindi almeno 90 secondi. È l'ideale per andare a sigillare una ricostruzione in acrilico. Con gli ink color possiamo realizzare, quindi con colori diversi, altri effetti marmo, tipo questo che ho utilizzato blu, verde e giallo. E possiamo realizzare anche altri decori tipo fiori, farfalle. Adesso questo è vicino, quindi potremmo realizzare anche alcuni fiori. Ovviamente sempre con l'effetto sfumato. Stessa cosa con gli spider gel. Possiamo realizzare altri decori tipo questo, quindi su tip nera spider gel bianco e poi qualche svaroschino, o questo, o comunque sbizzarritevi. La nostra tip è pronta. Mi auguro che questa nail art vi è piaciuta e prima di salutarvi volevo dirvi che mi piacerebbe sapere il vostro parere. Quindi, se la nail art vi è piaciuta, se vi è stato utile il video e se vi è stata utile la mia spiegazione. Divertitevi anche a riprodurla, pubblicate le foto o mandatemela in privato, così potrò darvi dei suggerimenti in caso ce ne fosse bisogno. Ovviamente, se avete dei dubbi, scrivetemi, io sono lieta di rispondere alle vostre domande e sono a vostra disposizione. Grazie per l'attenzione, spero di vedervi tutte nelle nostre accademie. A presto, ciao ciao!